molti tifosi si sono radunati quest'oggi per chiedere che le cose cambino e per chiedere l'impegno di voi candidati sindaco. Cosa ne pensate? Beh, il minimo che si possa fare per la squadra del cuore della nostra città che cade così in basso, e ci vuole un'amministrazione nuova che sicuramente rilanci tutta la città, tutti i suoi primati e quindi anche lo sport. Francesco Fiore, lei cosa ne pensa? Dico che bisogna aiutare il Padova perché è un simbolo di questa città, vediamo oggi quanto calore il Padova riesce a raccogliere anche in un momento difficile. Io credo che gli imprenditori, se ci sono, devono venire fuori perché non c'è tempo da perdere, altrimenti guardiamo anche le esperienze dell'azionariato popolare. Mi piacerebbe poi con calma dopo la campagna elettorale discuterne e capire attorno a questo se possiamo raccogliere delle forze significative. Alberto Sammaso, cosa ne pensa di questa manifestazione pacifica? Sono fiero ed orgoglioso di essere padovano. Padova merita una serie di calcio, una squadra che compete nelle migliori classifiche e non può essere sempre una squadra che debba rincorrere qualcun altro. Hanno ragione i tifosi, bisogna sostenerli, bisogna essere vicino a loro, perché come padovano bisogna essere orgogliosi anche della nostra gloriosa squadra di calcio. Un commento anche da Daniele Ruffini. Ma io penso che né la politica né oggi l'imprenditoria possa salvare il Padova. Penso che ci debba essere un riavvicinamento dei padovani a questa squadra di calcio. Potremmo promuovere una società anche con azionariato popolare, come fanno molti club. Pensiamo al Barcellona. Io penso che questa sia la strada da percorrere. Bitonci, un commento anche da lei su questo corteo pacifico. Ma io sono dell'idea che lo sport deve sempre vincere su tutto. E i cortei vanno benissimo, è giusto dimostrare che le cose a Padova devono cambiare. Purtroppo c'è un problema con la società, siamo tutti quanti dispiaciuti di questa situazione che porterà probabilmente alla retrocessione del Padova, però penso che il nuovo sindaco deve lavorare per le strutture, ma deve lavorare anche perché lo sport, anche come nel rugby, come nel calcio, come nella pallavolo, vinca sempre. Andrea Colase, un commento anche da parte sua su questo corteo che ha radunato tantissimi padovani. Beh, il calcio Padova nasce nel 1910, fa parte della storia e patrimonio culturale della città. Pensate al Padova di Rocco. È evidente che qui siamo in un punto di crisi, Pennocchio se ne deve andare, chi sbaglia se ne deve andare. È fondamentale che l'imprenditoria padovana si faccia carico della possibilità che il calcio Padova possa tornare ad essere una squadra competitiva. È un problema di scelte coraggiose da parte degli imprenditori. Il sindaco dovrà essere il catalizzatore di questi processi aggregativi degli imprenditori padovana. Bruno Cesaro, da sempre tifoso del Padova, tante persone oggi. Sì, tante persone per denunciare una situazione che noi non ci meritiamo. È una situazione che relativamente alla quale gli imprenditori padovani hanno una grande responsabilità. Pennocchio è arrivato qui e ha distrutto una società perché i padovani non si sono messi in prima fila. Io nel mio piccolo ho detto: non parlo con i soldi degli altri come uso fare da tanti miei colleghi. Io mi impegno personalmente a mettere, come imprenditore, a mettermi al primo posto e chiamarne degli altri per prendere questa società. Giuliano Altavilla, altro candidato sindaco, un commento su questo corteo. Sì, siamo qui per la nostra testimonianza ai tifosi, vengono qui pacificamente per dimostrare tutto il loro affetto verso il calcio Padova che è stato abbandonato da questa amministrazione. Noi siamo qui e supporteremo loro e supporteremo il calcio Padova.